Bene, ciao a tutti. Mi si chiede molto spesso come si fa ad imparare ad attrarre l'amore. Viviamo delle situazioni, diciamo, sentimentali in cui non siamo di fatto in grado di attrarre le persone che ci interessano, quindi di attrarre l'amore, di attrarre una persona in grado di soddisfare le nostre esigenze affettive e sessuali. Ecco quindi che si possono certamente imparare le tecniche di seduzione. Ad esempio, l'ingegneria della seduzione studia proprio le metodologie per riuscire a mettere in atto una comunicazione di tipo seduttivo, cioè una comunicazione che vada a coinvolgere quelle che sono le esigenze emozionali dell'altra persona, perché coinvolgendo le esigenze emozionali dell'altra persona si riesce a, diciamo, crearsi a creare un'alleanza con la parte dell'altra persona che è quella che governa i suoi comportamenti, è quella che governa l'innamoramento, è quella che governa il coinvolgimento. Ma un'altra cosa è fondamentale per imparare ad attrarre l'amore, sfruttando anche le potenzialità di una legge molto pregnante dell'universo, che è la legge di attrazione, è quella di non essere bisognosi dell'amore. Mi spiego meglio, il bisogno d'amore è un pessimo consigliere, cioè nel senso che più noi siamo bisognosi di qualche cosa, meno l'attrarremo. Paradossalmente possiamo attrarre ciò che non ci condiziona, ciò di cui siamo liberi. Questo è un principio fondamentale della legge di attrazione. Se io sono bisognoso, ad esempio, a tutti i costi di avere più soldi, ad esempio, difficilmente riuscirò ad attrarre denaro. Se sono bisognoso d'amore, difficilmente riuscirò ad attrarre amore. Perché questo? Perché il bisogno si configura a livello vibrazionale, ma e soprattutto quindi a livello emozionale, come un respingente. Perché significa che se io ho bisogno di qualche cosa, mi alimento non di quella cosa, ma dell'assenza di quella cosa. Perché nel momento in cui non sono più bisognoso, bisognoso inteso che non sono più autocentrato su un bisogno specifico, inizierò ad avere la capacità di mettere in atto tutti i comportamenti che vanno nella direzione di riuscire ad ottenere qualcosa. È un po' il vecchio detto: i soldi attirano i soldi, perché se uno ha soldi probabilmente non è stato bisognoso, ma le persone che invece sono bisognose, che ricercano spasmodicamente qualcosa, più sono bisognosi, più vedono quella cosa come l'unica speranza, l'unica possibilità per la loro felicità, meno riusciranno a raggiungerla. È come se dicessero alla loro sfera emotiva: se non mi fai raggiungere ciò che io desidero tanto a livello logico e razionale, più mi impedisci di raggiungere, più vivrai un forte nutrimento emotivo. Ecco quindi che per raggiungere veramente qualcosa dobbiamo imparare l'arte del distacco dal risultato. L'arte del distacco dal risultato è stata insegnata, ci hanno provato perlomeno tutti i grandi maestri spirituali, da Gesù a Sai Baba, a Osho, a Gurdjieff, a Siddhartha, Buddha, tutti i maestri spirituali di ogni epoca, tra l'altro, si sono sempre concentrati sul distacco dal risultato, cioè sul fatto che più noi siamo distaccati e quindi esprimiamo il nostro desiderio in modo libero, non bisognoso. Bisogna imparare a desiderare, ma desiderare liberamente, esercitando il libero arbitrio senza essere bisognosi dipendenti da ciò che desideriamo. È come se si generasse una potente calamita che inizierà ad attrarre l'oggetto del nostro desiderio. E ovviamente questo funzionerà anche a livello mentale, perché a livello mentale inizieremo a mettere in atto dei pensieri e dei comportamenti e delle azioni, quindi, che vanno nella direzione di ottimizzare le possibilità di raggiungere ciò che desideriamo. Non è facile, non è semplice, ma bisogna imparare a distaccarsi dal risultato. Vi invito a seguirmi anche sul mio blog,
http://www.seduzionevip.com. Per questo video è tutto, al prossimo video. Ciao!